La sugna ce l'hai messa? Come no? Si mise la sugna. Il pomodoro e basta. Del tuo non ci mettere più niente perché ci devi mettere questo. Questo? Dai, padrone, guardate poco il maestro che ha portato qua. Che ho portato? Ho portato l'imbottitura per cazzone. La salumeria sana sana. Maestro, allora io mi dovessi offendere. Ma perché, scusate, non è Carmè quello che ci avete portato ieri sera, il cazzone che ci avete portato ieri sera, si poteva chiamare così. No, ah, no, non ci stava niente dentro. Sì. E qua mi sono mangiato perlomeno 10 persone. Cioè. Hai mare criò. E accomodatevi. Oh, che mangi accomodato? Che vogliamo scherzare? Ma come te lascio qua? Oh, chi è capace che sopporta a casa? Oh, ma in un paziale. Io ti conosco. Vabbè, ecco qua, guarda. Provolo, mozzarella, prosciutto, salato. Momento, aspetta un momento. Un po' di origano ce lo mettiamo. Ehi, don Pasqualino, oh. Mi meraviglio di voi. Oh, okay. E quando mai si è messa la regola dentro un calzone? Come l'ha chiamato? Ossigeno. No, che ossigeno? Origano. La regola, origano. Vabbè, don Pasqualino, se ce lo volete mettere quello, come l'avete chiamato voi, come si chiama? Origano, donna Carmè, origano. Pigliatevelo voi stesso, ci stanno 4 mazzi appesi. Sì, allora ce lo mettiamo, Ma che no, non c'è più tempo, ormai è quasi pronto. Accomodato, accomodato. Che devi fare? Ma maestro, accomodato. L'origano dentro la casa. Ha ragione, maestro, non ti metto. Ma non si chiama l'origano, si mette sulla pizza. Bravo, maestro. La pizza che la pomarola con l'olio, allora ci si mette l'origano. Io l'ho messo pure nel calzone. E hai sbagliato. Per cortesia, portateci mezzo litro di vino, per me. Hai sbagliato. Ma no, signore. Lasciati servire. Ma vi dico, io l'ho mangiato con ecco, e hai mangiato male. Poi vedrai che cosa succede. Tu non sai. Sentite, abbiate pazienza. No, è inutile che accordate. Scusate, vogliamo mangiare in pace. Noi stiamo suonando dalla mattina alla sera. Ecco, stanno 10 lire. Arrivederci. Buona serata. Buona serata. Ci siamo sulla terra. Ehi, brioche! Questo è Casone, Pasqua, questo è Casone. Buona Carmela, favorite. Buon appetito, buona salute. Un pezzettino. Ma vi prego, mangiate, buon appetito. Se non insistere, Pasqua, io tengo fame. Vabbè, non è capace che accetti per le mie su Casone. Vabbè, per l'educazione. Non ti caricare. Lascia stare. Qua, Candelò, io penso a te. Io penso a te, io penso a te. Ma non è meglio che pensi alla salute. E pensi pure a te. No, a me fammi la cortesia, non mi pensare, perché a me ci sta chi mi pensa. Te, qua stanno 5 lire, state a bordo. Grazie, eccellente, signorina, quel cuore nobile che avete. Hai dato una gomma a un nomade. Grazie, signorina, grazie, che bella cosa, 5 lire. Si sente la mancanza dell'origano. Non capisci, non lo capisci. Tu di chi? Ma che vogliamo scherzare? Buono, buonissimo, ma tu sei della mancanza. Ah, non c'è, papà. Cura, senti, papà, fateci la cortesia. Ma se mi piace, senti, pupa. Bravo, arrivederci, grazie assai, buona serata. Signorina, lui non va abbastanza mani grazie a Dio. Puzzate che la pazienza, no, farà che hanno capito. E che fanno, signore? E che fanno, signora? Adesso mi trovo di più, signora, così. Ma c'è stata una bella canzone. No, per carità. Ho belloccio di fa. Ma qua, ma che tutti qua vengono questi posteggiatori, io non ci stanno più pizzerie a Napoli. Oi, ma che è qua, oi, vieni qua, sto parito, è un topolino, ma ci sta tanta muina per una cosa di niente. Come facciamo io? Una cosa da niente, quello mi fa ribrezzo. Io mi metto paura, io facciamo io. Ma no, quello è come se fosse di famiglia, capite? Ehi, quello sapete che fa? Ogni tanto a quest'ora esce, va a prendere una boccata d'aria. Ah, se va a fare la passeggiatina, se va a fare. Proprio 5-6 minuti e poi se ne torna a casa. E dove abita? A via Chiaia. No, l'Angop. Ah, o corso? Quale corso? A dove? In da Regata. Poi? Si è fatto il nido. Pasqua, e tu volevi mettere l'origano in casone, lo vino, no? Tu voglio so, bene, stato cielo, buttavamo tutto l'imbottitura. Sì, dopo l'origano. E a sapere lo portava da casa. L'origano, lasciavami, tu non la sogni affidare. Se lo dice l'amico tuo.
E come ve lo dobbiamo dire? Lasciateci mangiare! Ma pure noi dobbiamo mangiare! È che allora sì, a noi no. Ma che cosa? Oh, ma come, quelli ci hanno detto che qui dentro c'è un signore mezzo pazzo che per non sentire di suonare ci dava 5 lire ciascuno. Ah sì, Lascia! Un pazzo sta là, è questo il pazzo? Me ne vado, e poi dici che Napoli non è un incanto. Ma te spicci tu a chi si no, voi?